Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con il mio amico Ottais. Ciao Otti. Ciao ragazzi. Ma non per parlare di Juve propriamente, sì, in qualche modo sì, ma per parlare del mio canale. Che come già Esattamente. sapete, perché avete già ascoltato questa cosa qua, è partita. Vabbè, chiaramente siamo amici, abbiamo già collaborato in passato, ma ad oggi, adesso che ciò sta avvenendo, sta avvenendo la restyling del tuo canale. E quindi oltre al restyling grafico, di cui sicuramente avreste già visto qualcosa perché tutto uscirà in contemporanea, ci sarà anche c'è un restyling anche musicale. Ma se prima andavamo a prendere in prestito gli spezzoni, no, del coro, dello stadio, piuttosto che di Baglioni, sulla finale dei miei video, Adesso da Baglioni, accoglio. No, 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 non lo so, no, no, abbiamo fatto attenzione. un upgrade e ho chiesto al mio amico Otti di farmi un pezzettino a tema Juve, che fa riferimento alla Juve ma anche al canale Marchese. E me l'ha fatto, l'avete già ascoltato, che è Battito Bianconero. Esattamente. Voglio parlare con Otti oggi dell'idea, con un'idea di qualche aneddoto, insomma, di quello che vuole su questo pezzo, perché chiaramente Retroscena. Retroscena è un pezzo corto fatto di strofa, di ritornello, strofa, ritornello, di cui andrò a usare un estratto per la sigla, perché chiaramente non può essere tutto, anche se trovate anche già su TikTok e Instagram per le storie, per i video, per queste cose Esattamente. qua, trovate il pezzo utilizzabile per, se volete, agganciarci qualcosina. Ma a parte quello, sarà la sigla finale, iniziale, dappertutto dove lo andrò a utilizzare del mio canale. Io ho qua il testo Adesso faremo un'analisi del sì, testo. analisi No, non grammaticale, troppo ma seria analisi logica. come. Però giusto per ricordarvi il testo: Juve, Juve, grido forza Juve, la partita dimmi che la chiude, non mi diverte senza almeno 6 sfide al mese, prendi l'agenda e seguile con il Marchese. Quindi questo è l'invito e sarà probabilmente il pezzo che Ci ho prenderò per la messo la sigla. call to Esatto, action anche nel sarà il ritornello. pezzo che la sigla Nel è ritornello, quindi ci ideale. sta. La strofa, beh, vuoi leggerla tu? Già dal fischio d'inizio sotto i cori dello stadio, sprinto sulla fascia destra in compagnia di Cuadrado. Quindi subito, insomma, no, il primo riferimento, la prima citazione. Tra l'altro, in estate Cuadrado, Sì, c'erano voci, insomma, che sarebbe andato via. Ero già in resta ansia, ho detto, fino cavolo, appena no, resta registrata. fino a fine E stagione. quindi per ora siamo a posto. La spizzo di testa, 1-2 volante, tiro sotto la traversa. Aggeggiante Ho ripreso la voce di della Conte, famosa intervista di Conte, che ovviamente non è più alla Juve, ma è uno di però quei momenti, simboli no? simbolici, Esattamente. storici, iconici. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Qua, Qua insomma, è il motto esatto, il che motto, racchiude la Juventus. esattamente. Per questo in campo la rosa sboccia, quindi un po' un gioco di parole, insomma. Meglio che resto a guardare dal mio divano, solo Juve resta noia come Califano. La canzone, Citazione tutto resta ovviamente. Poi noia. Califano, che squadra tifa? Vabbè, È morto. che squadra Non lo tifava? so, è Non lo morto, so, vabbè, chiederemo curiosità. tra qualche Capitano, il mio capitano è sempre Pinturicchio, quindi secondo elemento, riferimento ovviamente anno. questo, Al uno dei più. capitano, è iconico E proprio. anche qui abbiamo Ah, ripreso come gioca Del la Piero, voce bella del Maurizio compianto Mosca. Maurizio Mosca. Da quando sono juventino neanche lo ricordo, ma so che da grande voglio essere un pinsoglio. Questo è Adesso penso, insomma, facile essere a fare i soldi impegnandosi, ma Pinsoglio difficile non farsene. solo è il terzo portiere, gioca relativamente Prende più di poco, me. prende molto, ma è anche, ricordiamolo, grande amicone delle star. Mi ricordo, insomma, che era molto amico anche di Sì. Ronaldo, ma non solo lui, anche forse Higuaín, non so, non mi Un po' di ricordo. tutti, Però diciamo. sì, riusciva a creare quindi un bel ambiente in spogliatoio. Colgo. Colgo la palla al balzo un po' come Gigi, anche lui non più alla Juve, Icona. ma esattamente. Mi godo la partita con i miei amici, tutti fuori, sempre fuori, un po' come il gallese. Ramsey. Dopo il fischio finale c'è la diretta del Marchese, esatto, in Esatto. gallese E poi. abbiamo ripreso anche Ramsey, che, perché se non sbaglio, insomma, l'avevo scritto in un periodo in cui era C'era ancora ancora, Ramsey, giocava però. ancora da noi, ma tutti quanti Per speravano, insomma, parlare che. di iconicità, anche l'iconicità negativa è importante. Esatto. Quindi ci stava. Poi c'è il ritornello e Ritornello. si chiude. Così, se vuoi dirci un po' come ti è venuto in mente, come l'hai costruita, i riferimenti, come ti sono Beh, allora, venuti. intanto l'idea di base l'abbiamo avuta insieme, fondamentalmente. Quello sì. Eravamo in quel di Quinto di Treviso, o Sì, no? Abbiamo fatto anche la nel foto. Era il 2020, 2020, sì. dopo il primo lockdown, è stato il 2020. Era dopo il primo Sì, lockdown. perché Sì, c'era il discorso di è mascherine, vero, no? vero, vero. Era, sì, settembre, tipo Settembre, perché comunque. ci siamo rivisti a luglio per il mio compleanno, Sì. e poi a fine agosto, in settembre, a Quinto. Esatto, e quindi là diciamo c'è stato il seme, nel senso che ci è venuta questa idea di poter lavorare insieme a quella che potesse essere la sigla. Poi io,
nel tempo ho avuto modo di fare delle sigle appunto per format radiofonici e cose di questo tipo, e quindi avevo un po' già quella mentalità del dire ok, so dove andare a parare per fare questa cosa qua, no? Voglio una cosa, esatto, che comunque sia canticchiabile, che ti resti facilmente in testa. Sapevo anche a livello di produzione da a chi rivolgermi, e adesso ci arriveremo. E quindi ho pensato bene, inizio a scrivere qualcosina che possa essere, beh, intanto che ci possano essere dei riferimenti ovviamente sia alla rosa della Juve attuale o passata, che i simboli sia, esatto, simboli, frasi tipiche, insomma dei riferimenti in qualche modo memorabili. E esatto, ho pensato a un ritornello appunto che fosse proprio a modo di coro da stadio, no? Quindi comunque facile da... Infatti è stata la cosa a livello di registrazione più difficile da gestire, perché insomma volevo dare un devi certo creare effetto, un certo impatto, esattamente, a livello di voce, eccetera. E quindi ho scritto, sinceramente non mi ricordo su che riferimento a livello musicale, però più o meno da subito ho pensato di rivolgermi al mio caro amico e collega Il Chele per la parte appunto musicale, quindi tra la parte di arrangiamento, quindi le musiche sono opera sua e anche il mix e il master, e appunto di strutturarla così, nel senso non fare un brano intero, ma neanche che fosse solo quei 20 secondi. Esatto, quindi ho detto vabbè, ci faccio comunque, che poi magari troveremo il modo insomma di pubblicare anche la versione appunto con la strofa, però poi magari ovviamente nei video verrà utilizzata solo una parte, perché sennò è impossibile. Ovviamente diventa il video la stessa sigla, no? Esattamente, esattamente. E appunto, come diceva Matteo, a livello di distribuzione l'abbiamo messa disponibile su TikTok e Instagram, fondamentalmente per mettere, no, a breve la parte della musica, breve, fare i reels. Sì, avremo anche un balletto. Che, no, beh, bisogna pensare anche al balletto. No, ma se volete. Beh, siamo, cioè, io sono un palo a ballare. Cioè, i tuoi fan, se vogliono ballare, cimentarsi, lanciare la sfida. La challenge. Che è il balletto? Battito il balcone nero challenge. Bello, mi piace. E poi abbiamo dovuto pensare anche ovviamente al titolo e alla grafica, e qui c'è corsa in soccorso, non mi piace, però ci siamo capiti. Arianna Morosin, che appunto si è occupata sia delle grafiche, si è dato il suggerimento per il titolo. E che tra l'altro la grafica da cui nasce, cioè è usata per la copertina del singolo, diciamo, è la stessa tipo di grafica che andrà a... che vedete nel restyling grafico, perché ha usato lo stesso discorso del tipo la palette di cemento, insomma, chiamato come bianco e nera. Quindi ci aveva girato 2-3 prove, se non sbaglio, e quella eravamo d'accordo, insomma, era quella, sì, che ci convinceva. E visto che per dare un senso unico, univoco, ho continuato su quella strada, mi piaceva il template e tutto, e me l'ha fatta, ma su questo poi ci sarà un video a parte per raccontarvi un po' questo. Però ecco, c'è lo zampino di Arianna. Ah, e anche mi stavo dimenticando di Dema per quanto riguarda le registrazioni. Esatto, così salutiamo, abbiamo anche compreso tutti. Il Chele e Dema hanno un nome. Sì, no, ma c'è tra sei. Ecco, Arianna Morosini. Tra Repusi si va di nome d'arte. Sì, no, Arianna Morosini, nome e cognome. Il Chele, Dema. Michele Cosi, il Chele, in arte. Okay, il Chele. Lorenzo De Magistris, in arte. Dema. Arianna Morosin, se vogliamo, in arte May, perché anche lei avrebbe il nome d'arte. Sì, sì. Io che no, Marchese, Otti. Ormai basta. Sì, non... anzi, potresti cambiarti i nomi proprio. Ma sì, ma a livello Repuso Otti. sono Ostice. Ostice? Ostice. Non chiedermi. Il mio caro amico Jet, anche lui insieme a me, e il Chele nei Bray Smokers, mi ha ribattizzato Ostice. Qua stiamo parlando di battute bianco nero, ma ha nominato tutti i suoi amici. Faccio shout out, pubblicità, no? Sì, facciamo un po' di marchette. Esatto. 20 gennaio, tenetevi liberi. Ma sarà che sono vivo il 20 gennaio, ma adesso è il 22 dicembre, ragazzi. Questo video uscirà, secondo me, nei prossimi 10 giorni, dopo fine dell'anno. Prima, secondo me, lo farò uscire con restyling. Per la prima partita dell'anno, perché il 4 gennaio contro la Cremonese. Ecco. Però questa è la mia idea, perché credo che l'Arianna mi darà tutto per quella data. E, bene, quindi questa è Battito Bianco Nero, l'avete già sicuramente ascoltata, la riscolterete adesso perché vi sto invitando a farlo, ma la sentirete perlomeno in parte nell'estratto di qui a fino a quando tipo non ho più canale, non lo so. Sì. Avanti. Ma come te lo senti tu? Sì. Cioè, tanto il pezzo alcuni dei riferimenti chiaramente diventeranno anche un po' vecchiotti. Magari su quella base potremo modificare le strofe. Ma questo è un altro discorso, intanto godiamoci Battito Bianco Nero. Io ringrazio chiaramente Otais, in arte Giacomo, era dal contrario, Giacomo in arte Otais, ma lo chiamo
Otti, quindi esatto, come Giacomo. Più come, esatto. Io non mi ricordo effettivamente il suo nome perché non lo chiamo mai per nome. Tranquillo, Giosuele. Giosuele Marchesini. Così. Sì, va bene. E quindi grazie mille, Otti. Grazie a te. Noi ci vediamo nei prossimi video, che saranno quelli che saranno. Godetevi il restyling, ditemi se vi è piaciuto. Commenti quindi anche su pareri, opinioni, critiche su restyling grafico musicale. Ci vediamo presto, come sempre. Forza Juve, alla prossima. Juve, grido forza Juve, la partita di me che la chiude. Non mi diverto, senti almeno 6 sfide al mese. Prendi la gente, seguile con il Marchese.